e nel suo crollo è la fine di un secolo. I grandi storici hanno scritto, Osbo in testa, che il Novecento è il secolo più breve nella storia della civiltà umana, perché inizia con un ritardo ventennale, inizia alla fine della Prima Guerra Mondiale e finisce con la caduta del muro, quindi finisce 11 anni prima della fine del secolo, del 2000. In verità è un secolo straordinario, lunghissimo, è il secolo delle catombe ed è il secolo dell'Olocausto. E questa è la ragione per la quale la fine di quel secolo, che il crollo del muro testimonia, indica alla Banksy un inno alla felicità, il trionfo alla gioia, che non a caso venne scelto, utilizzando Beethoven, la notte successiva alla caduta del muro. La seconda storia che la caduta del muro racconta è la lotta tra due civiltà. Non la sua civiltà, senatore La Russa, la storia di altre due civiltà, la storia cristiana dell'Europa occidentale socialdemocratica e la storia sconfitta del comunismo, del comunismo, del comuni, del comuni, del comunismo nel mondo. Presidente La Russa, presidente, La storia. intanto richiamo lei che sta interrompendo. Intanto richiamo lei e tocca alla presidenza, sa come presiede. Prego, senatore Nencini, Grazie, prosegua. continuo volentieri e addirittura, Presidente, ora spiego. Addirittura spiego. La lotta fra due civiltà, la lotta fra un'Europa che nasce nell'immediato dopoguerra con due obiettivi: ricostruire se stessa, se medesima, e creare un baluardo sia contro il fascismo che l'aveva devastata per un ventennio e naturalmente contro il nazismo, sia contro il comunismo che aveva occupato e stava dominando, lo stalinismo nel caso, l'Europa orientale, non soltanto l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica invece quel muro lo costruisce per motivi uguali e opposti. L'Europa occidentale appena nata è la rappresentazione fisica e geografica del fascismo e quindi va combattuta e quel muro è la rappresentazione fisica di quella battaglia. La verità è che le due civiltà che si confrontano e vincerà l'Europa cristiana e socialdemocratica sconfiggono una visione del mondo che si era rivelata sbagliata e che si era rivelata soprattutto la più stupefacente illusione posta nell'animo umano. E questo apre, concludo, il terzo racconto di quel muro. Il terzo racconto e la terza storia è il racconto di un tradimento e di una finzione. Tutte le dittature, siano esse comuniste o su base nazionalista, nascono su sentimenti umani profondi, fanno leva su sentimenti umani profondi perché promettono la palingenesi e la resurrezione laica. Il muro testimonia che non vi fu né resurrezione laica né palingenesi, ma il dramma di un popolo moltiplicato per moltissimi popoli. Lì fu il tradimento, la finzione fu in molte case vicino alle nostre, perché chi vide non ebbe il coraggio di dire. E questa fu una colpa straordinaria di cui in molti si sono macchiati anche in Occidente. Concludo citando un grande poeta che è stato per alcuni mesi, vi è morto qua dentro, Mario Luzi. Ci ha lasciato con una frase, non con una poesia, era un poeta ma era anche un grande scrittore. Perché non c'è monito nella caduta di quel muro, non c'è una morale, c'è solo un insegnamento. La libertà, dice Mario Luzi, è una palestra nella quale andare ogni giorno, se non ci vai, inaridisci.